delle cure è tutto, fa la differenza, è proprio tutto. Io nel sentire pensavo a quando, per esempio, io mi trovo con dei ragazzi giovani a fare stage, master, oppure genitori che mi dicono: ma come posso fare per aiutare mio figlio? Io vedo che ha un'attitudine, per esempio, che gli piace cantare, che gli piace stare. Io dico: cercate di capire subito se quella è veramente la passione di vostro figlio, perché la vita è durissima per tutti. L'unica cosa che può renderla un po' più leggera è fare della propria passione la propria vita, individuare qual è la propria passione e cercare di vivere con la passione. Il giro letto, io faccio la terapia e dico: va bene, ok, faccio tutto quello che vuoi, basta basta che ti allontani, per cortesia. Quindi entro in questa stanza e già avevamo litigato, ero molto arrabbiata, e allora faccio questo movimento, il paziente si è seduto a letto con le spalle rivolte verso di me e io facevo questo massaggino e fra me e lui c'era questo tempo. Poi capì anche il messaggio ancora di più, il fatto che bisogna in ogni professione mantenere il sorriso, l'allegria, perché lui non è, col fatto che appunto io ero comunque un assistente sociale e mi stavo andando a diplomare, a laureare, lui mi raccontò che in ospedale il suo primo ricovero, insomma, erano tutti giustamente tristi quando entravano nella sua stanza, anche quando si accostavano, perché giustamente era un dramma. Ma l'assistente sociale che si accostava a lui, ovviamente non è semplice, non riusciva, non era sorridente. Sì. Sì, avevo un appuntamento. Sì, sì. Lo aspettavo, sì, sì. Se n'è andato. Io chiaramente avevo la faccia liquefatta a terra. Al che dico: guardi, non so che dirle. Sì, 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 se n'è andato. Stamattina. Ancora di più. Al che cerco di aggrapparmi alle parole perché non so cosa dire in un momento così tragico. Al che dico: guardi signora, non so cosa dirle se non condoglianze. No! Attimo di silenzio lungo una vita. Sentivo cespugli dietro di me. Io ho individuato tre storie che secondo me, mettendole insieme, perché diciamo, noi ci hanno fatto pure con la pensata. Certo. Oh, è lo scopo, il sorriso. È lo scopo, il sorriso sulle labbra si chiama. E noi dobbiamo arrivare a quello, però partendo da quello di cui avete parlato, ce ne sono tre in cui ho individuato, anche insieme ad Andrea, confrontandomi un pochino, cercando di mandare, perché abbiamo registrato tutto, e tutte le storie sono ovviamente anche arrivate a Francesca e Giulia. Allora, ci sono tre storie che adesso io vi chiederei di riraccontare. Per quale motivo? Tranquilla, che adesso le do il suo numerino, è tempo di trovarlo. Tranquilla, con il guanto, la figlia. Un attimo, ecco, tengo, piano piano, piano piano, piano piano. Eccolo qua, si accomodi, prego, in sala d'attesa. Buongiorno, signora Clementina. Oh, buongiorno, che si rivede, come va? Bene, te
bella questa mattina. Sì, come grazie, mi sono, questa maglietta. Mi sono sistemato oggi per l'occasione. Allora, ma che famiglia? No, no, che è l'appuntamento? Con la dottoressa Rosa, sì, che è venuta? Un attimo, sì. Ma ci sono persone? No, no, ancora lei è la seconda. Un attimo che le do il numero, va bene? La volta scorsa mi credo. Mi dispiace, è sempre la solita storia con la dottoressa. Lo so, ha tanti pazienti. A casa a luna. Pazienza. Il numero 2 è la seconda. Va bene, se prego, sono contenta, grazie. Devo andare. Sì, un attimo che controllo, signora, ci vediamo veramente. Ma comunque mi risulta dall'agenda. Non mi posso fare come la schiena. Mi risulta dall'agenda, ecco il numero 4. Però signora, per cortesia, ma la sua figlia è adulta e vaccinata, può andare da sola in sala d'attesa. Prego, si accomodi. Mi faccia solo parlare un minuto. Signora, per lei l'ha visto il mio cappellino, il mio pigiama. Ma lei è elegantissima, lei è eccezionale. Però per avere tutto questo, Visita invece di lei? Se adesso signora, per comprarmi tutto questo mio marito è dovuto partire, andato a lavorare lontano, perciò io sono mamma e ho baci, non me ne posso. Signora, per favore, per cortesia, si accomodi, la deve attendere qua sua figlia, per favore. Ma per favore, si accomodi, ma lei non si rompe, sarà in buone mani. Prego. Prego, signora, per favore. Non si rompe, tranquilla. Buongiorno, signora, madonna. Un attimo, che ha l'appuntamento alla dottoressa. Sì, ma io subito, un attimo che deve passare. C'è da attendere, mi dispiace, lo so. Però un attimo che cerco. Numero 5, signora. Con calma, tranquilla, deve avere un po' di pazienza. Signora, anche lei? Sì, allora io avrei un appuntamento. Con la dottoressa, mamma, oggi la dottoressa c'è una fila, ha un sacco di pazienti, dovete avere tanta pazienza. Le do il numero 7, va bene? No, mi scusi, ho sbagliato. Il numero 7. Bene, incominciamo. Se un po' in sala d'attesa. Signora, dove va? No. La chiamiamo subito se c'è necessità, tranquilla, si accomodi. Tranquilla, si accomodi. Ma di più, non si preoccupi, signora. Ma mi potevate alzare qualcuno? Ma siete proprio tutti bolognesi, sicuramente. Finito il giro letto? Sì, l'ho finito.
Angelo. Allora vedi di far entrare il 9 che deve fare il passaggio, ok? Sì, signore. Agli altri. Non zucchero! E mi ripete che tu sei un bravo, mi vedi? Te lo dico io. Anche se non sta! Ah, certo! Oh, beda madre, oh mania, come capita stamattina! Allora, ci sta venendo, magari, perché c'è mai la mia collega.